Oggi vi voglio portare in cantiere. Entriamo dentro. Come potete vedere, abbiamo come prima cosa svuotato i solai, abbiamo tolto le travi in legno esistenti che erano ammalorate, abbiamo tolto la scala e abbiamo creato un nuovo solaio. Questo sopra la mia testa è il nuovo solaio in legno delle camere da letto, eccolo qua. Abbiamo riprogettato le travi di legno con il sito in legno, questo legno di abete, le abbiamo inserite all'interno dei tubi, dei vuoti esistenti, e creando una sede maggiore rispetto a quella precedente con la dimensione prevista dal progetto. Qui sono al piano terra, dove verrà fatta la cucina e il soggiorno, e di là il locale del bagno. Qui le travi invece sono state posizionate dove erano in preesistenza, anche qui le abbiamo dimensionate in base ai carichi previsti dalla normativa. In questa parte retrostante invece, dove qui poi andrà la nuova scala, qui il nuovo solaio, come puoi vedere sopra di me, e qui sotto isoleremo questo piano contro il freddo e contro l'umidità, mettendo delle apposite guaine e mettendo un isolamento col vetro cellulare. Qui all'esterno si può vedere il nuovo muro sistemato sempre in pietra a secco, in modo da proteggere, come avevano fatto un tempo, in modo da proteggere l'involucro dell'edificio. Ora, camminando sopra il nuovo solaio, si può percepire proprio la diversa resistenza del solaio rispetto al solaio preesistente. E infatti è stato appunto dimensionato sulla base dei carichi di una civile abitazione. Per oggi è tutto, ti invito ad andare a visitare il nostro sito internet edificipaglitalia.com per scoprire altre meraviglie come questa. Ciao!